se invece che andare da Sharp a fare la missione, andiamo dalla Weasley alla stanza delle necessità, che magari possiamo farla direttamente lì la pozione. Beh dai, non siamo lontanissimi. D'altronde qualcuno nei commenti mi aveva detto che io non avrei dovuto trovare la stanza delle necessità l'altra volta. È stato un bug a quanto pare. Io la definisco una mezza fortuna. E anche a livello di lore direi che proprio è stato totalmente un caso. Ne avevamo bisogno, ma non sapevamo di volerlo. Anche perché, vabbè no, meglio non rompere il gioco. Stavo dicendo, ma se ci teletrasportiamo già alla stanza, meglio non fare cose che il gioco non è previsto che io faccia. Buongiorno, prof. Professoressa Weasley. Quanto ci fai cappare la porta e lei esce da lì? Magari lontano da occhi indiscreti. In che senso? Che cosa vuol dire sta frase, scusami? Cosa vuol dire lontano da occhi? Boh, vabbè, commenti a cazzo di cane, vabbè. Ah! È un casino la stanza delle necessità. È come è il magazzino del gioco della storia. Mi ha fermata e ho però la barba di Merlino. Vedo che non hai perso tempo. Complimenti! Entriamo. Prego, dopo di lei. Vieni che ci facciamo una partita a scopa, che sono vecchio. Oh, Gesù. Ovviamente ho detto una partita a scopa per non dire che doveva scopare. Va che bel casino. Che cos'è questo posto? Questa è la stanza delle necessità. Appare solo quando qualcuno ne ha davvero bisogno. Sono Rebellion. Gli studenti si imbattono in quella stanza per puro caso. Oppure mai. Avevo pensato di suggerirti come trovarla, dicendoti di passare accanto a quella porzione di parete e concentrarti su ciò che ti serve. Però bisogno di un cesso per conto tuo. Visto che ormai sono qui, tanto vale che approfitti dell'occasione. Eh beh, certo, come no? Deve essere passato di qui senza che lo notassimo. Tic, professoressa? L'elfo domestico con cui parlavo in classe il tuo primo giorno. Pensavo che potesse aiutarti a usare la stanza delle necessità dopo che... Mi dia un secondo, metto anche riparo. Riparo? È escluso che riesca a scavalcare. Se faccio Wingardium Leviosa? È perfetta per insegnarti l'incantesimo evanescente. Ah, Ivanesco. Puoi vabbè, questi sono incantesimi per la stanza di necessità. Oggetti come queste sedie e altre cose qui nella stanza. Prima di provare con le sedie, però, esercitati un po' col movimento della bacchetta. Ivanesco. E la Madonna, cos'è? Il cammino di Santiago de Compostela. Triangolo, X, quadrato, triangolo. Ok, vai. In realtà è una cavolata farli ste cose, però sia mai che sbagli, voglio dire. Allora, mi dia un secondo. Ora le sedie. Evanesco. Ottimo lavoro. Avrai notato la pietra di luna in tuo possesso. Più tardi ti spiegherò a cosa serve. Ora proseguiamo. D'accordo. Rebellion. In nome di Merlino, che fine ha fatto quell'elfo? Quel maledetto scansafatiche, dove cazzo è? Qui c'è una lettera, quella prof. È... Oh cielo, la mia vecchia cartella. Mi chiedevo dove fosse. Ho aspettato qui per secoli. Non riesco a credere che sia ancora qui. Darò un'occhiata veloce in giro, così avrai la possibilità di esplorare un po' per conto tuo, finché non avremo trovato Tic. Certo, signora. Sì, professoressa. Sono contento per lei che abbia ritrovato vecchi ricordi. Allora, io vorrei riuscire ad arrivare a quelle casse, che probabilmente è il nostro obiettivo. Non potresti fare meno confusione? C'è chi riposa qui. Ma va, sei stata buttata qua dentro la stanza delle necessità perché non frega niente a nessuno di te. Oh, ma guarda, un cinghiale dorato. Evanesco. Ste pietre di luna. Ho il presentimento che per evocare determinati oggetti e cose varie ti servano proprio le pietre di luna. Allora, fammi indovinare. Aspetta. Bravo.
Lo stavo tirando un po' troppo fuori, mi sa. Allora. Oh, wow. La tenuta da notte, che meraviglia. Ma la tazzina da tè. No, ti prego, non berla. Porca di quella. Da quanto è abbandonata quella tazza da tè? Da 200 secoli a questa parte. Come sembra. C'è una scopa qui. Volendo potevamo inculargela e nessuno se lo sarebbe mai accorto. Rebellio. Allora, le casse sono ancora da quella parte. Intrusione. Abitante? Direi un po' più... No, no, così non sei d'aiuto, pezzo di ferraglia che... Direi più quadro abbandonato in questo posto per sempre e mai nessuno tornerà. Riparo. Un po' ci ho sperato che aiutando l'armatura qualcosa succedeva. Ma dai! Ma allora, dentro la stanza delle necessità hanno messo cose a caso che c'erano già in giro per tutta quanta la mappa, giusto per fartele toccare. Vabbè, dai. La stanza pensava che avessi bisogno di un bagno, che insolente. Vabbè, guarda. Le lanterne cinesi, invece? Vergine di ferro, che in teoria dovrebbe essere un armadio svanitore, se... è ancora collegato con il film. A muoversi qui dentro chi non è un elfo domestico. Vabbè, vabbè, io continuo a far scomparire sedie, a guadagnare cristalli di luna. Rebel, cos'è stato? Era un boccino d'oro. Dov'è il boccino? Forse dovresti richiamare a te tutta la tua arguzia. Dai zitto, cretino. Dunque, iniziamo. Tazzo. Togliendo di mezzo questa. Eccoci qui. C'è una pluffa, c'è un... ci sono i bastoni e lì c'è il boccino. E qui ci sono delle coppe. Forse dovevo solamente spostarla quella e poi avvicinarmi qui. Forse. Non lo so. Ecco fatto, aspetta, eccolo qui. Dai, maledetto. Che grande premio. Vabbè. Spero che quell'elfo domestico riesca a trovarci. È magico, certo che riuscirà a trovarti. Effettivamente aveva ragione il ragazzo che mi aveva scritto il commento. Noi abbiamo appena trovato il coso per teletrasportarci, però è totalmente diversa la stanza al momento. Ehi, attenzione. Eh? Chiedo scusa. Oh, eccoti qui. Aspetta lì, Tick viene da te. Salve! Ah, Tick, ti stavamo cercando. Scusi, professoressa Weasley. Tick esaminava ciò che è apparso nella stanza dall'ultima volta che è stato qui. È questo lo studente? In carne e ossa. Tick, è onorato di conoscerti. Tick è piacere un mio amico fin da quando ero al secondo anno. Abbiamo scoperto questa stanza insieme. Ho parlato di te a Tick. Pensiamo che questa stanza possa esserti utile, come è stato per me. Tick, saresti così gentile? Certo, professoressa Weasley. Siamo dei raccomandati di merda. La stanza delle necessità fornisce sempre ciò di cui si ha bisogno. Aha. È indisegnabile, quindi non appare su nessuna mappa. Di solito la si trova per caso, se la si trova. Lo so, a me è già successo. Ha visto studenti alla ricerca di un'ampolla per pozioni, trovare la stanza colma di fiale e boccette. Forse per te ha assunto la forma di stanza delle cose nascoste. Stavo proprio pensando a un luogo dove nascondermi da occhi indiscreti. Non ti... Questo cazzo di risata allora, hai fatto. Nello specifico, ho bisogno di un posto dove rimettermi in pari con i compiti senza distrazioni. Bene. Beh, effettivamente è allora utile. Allora è proprio questo che la stanza ti fornirà. Esatto. Ora ti devi concentrare su quello che ti serve. Chiudi gli spazio, occhi, spazio, spazio, spazio. Immagina con precisione lo spazio che ti serve. La stanza farà il resto. In realtà non funziona propriamente così. Per poter far sì che la stanza cambi, bisognerebbe farla chiudere e poi rientrare. La stanza non cambia quando ci sei dentro. Perché se chiudessi una stanza che nessun altro mai penserà, non lo troveresti mai.
po' eccessivo in questo cambiamento. Dovevano farsi. Pensa cosa ti serve. Usciamo e rientriamo. Sono curiosa di vedere cosa ne farai di questo spazio. E sembra che la stanza ti abbia fornito un tavolo della descrizione. Ottimo. E noi abbiamo un oggetto da decifrare. Sconosciuti. È sempre meglio conoscere gli effetti di ciò che si indossa. E quello è vero. Proviamo, hai sbloccato il tavolo della descrizione, d'accordo. Ti imbatterai in tantissimi capi d'abbigliamento da identificare. Questo tavolo sarà una risorsa preziosissima. Ma il gufo è nostro? Perché sembra un po' incazzato. Ah, così non devo fare nulla. Fa tutto in automatico, fantastico. Meglio così che non devi metterti lì, scansiona questo, fai questo, fai questo. Fa tutto lui, ottimo. Quindi la maschera che abbiamo trovato ha anche degli slot già attivi. Fantastico. Magia antica, i danni inferti con la magia antica aumentati. Perfetto. Penso che il tavolo della descrizione mi tornerà utile. È già tornato utile. Spero che ne approfitterai molto. Già fatto. Ora ti farò una breve lezione di evocazione. La stanza potrebbe non disporre già di ciò che ti serve. Evocazione. Beh, ho comprato degli oggetti, l'arte quindi. L'arte di creare o evocare oggetti. Te la insegnerò io. Ok, quindi XX quadrato e triangolo. Ecco qui. Devi proprio farlo apposta per sbagliare sti incantesimi. Molto bene. Per evocare oggetti più complessi ti servirà una cosiddetta magiformula. E già ce l'abbiamo. Le magiformule sono come ricette. Indicano gli ingredienti, o meglio, le risorse necessarie per evocare un determinato oggetto. Credo tu abbia già acquistato le magiformule per il tavolo alchemico e il banco da giardinaggio da Tomi e Pergamene. Esatto. Dove posso trovare le risorse che mi servono? Sebbene in giro per le Highlands sia possibile ottenere risorse quali la pietra di luna, credo sia molto più semplice e sicuro acquistarle. Ma quando mai sono andato in giro per tutto il tempo e ho fatto una scorta infinita di ste pietre? Come hai fatto prima con le sedie. Infatti dovresti già avere abbastanza risorse per il momento. Fatto tutto apposta, ovviamente. E se faccio sparire qualcosa che ho evocato, posso recuperarne le risorse? Proprio chiaramente. Così. Molto perspicace. Perché non ci provi? Forza, evoca un tavolo alchemico e un banco da giardinaggio. E ho anche altre cose io. Familiari, dato che assomigliano a quelli che avrai già usato in classe per studiare le piante magiche e preparare pozioni. La cosa buona è che ovviamente c'è tutto in un unico posto, non devi andare 200 volte in 200 posti diversi. Quindi, evocazione. Che cosa abbiamo? Pozioni, erbologia, utilità, decorazioni, che quelle ne abbiamo un bel po', decorazioni quadri, decorazioni, mobilio, tappeti, sedili, tavoli, statue e decorazioni stagionali. Che è vero che... Oh, allora. Ah, beh certo. Ma posso metterle dove voglio e posso cambiargli colore. Ah, ma posso evocare anche più di uno stesso oggetto. Tavolo enorme decorato. E la madonna, quanta roba che abbiamo. Cioè, c'è più roba per le decorazioni che pozioni in generale sto gioco. È diventato The Sims sto gioco, incredibilmente, ora. Ma io come faccio a modificare qualcosa che ho già messo giù? Dunque, abbiamo un po' di tavoli per l'erbologia, ma abbiamo anche... Ah, me le divide anche in categorie, quindi. Quindi banco medio, banco piccolo, banco grande. Io gli metterei già quello grande. Mi sembra che cambi solamente l'aspetto, ma non il suo utilizzo, immagino. Ah, e di certi oggetti non puoi cambiare la dimensione. Tante quantità di spazio, ma poco giro di manovra. Ecco qua. Va che bello, una grande pila di cacca. Mi chiedo se lo spazio aumenterà, perché nonostante tutto non abbiamo sta grande quantità di spazio, eh. Ecco fatto. Puoi usarli ogni volta che devi preparare pozioni o coltivare delle piante. Sempre che tu abbia raccolto dei semi o degli ingredienti per pozioni. Puoi Ovvio. Trovarli a Hogsmeade o fuori dalla tenuta del castello. Già fatto. Tick sarà qui per rispondere a ogni tua domanda. Non sottovalutare le sue... La mia domanda è: come faccio a spostarli gli oggetti già messi? Se dovesse servirmi qualcosa chiederò a Tick. Grazie professoressa. Buona fortuna.
mi fermerò ancora un po', nel caso tu voglia imparare un altro incantesimo trasfigurante da usare nella stanza. Certo, assolutamente, insegnami come spostarli gli oggetti. Che bello il gufino comunque. Sono pronto per la nuova lezione. Molto bene, per prima cosa procurati della pietra di luna. Tieni. Puoi ottenerla usando l'incantesimo evanescente. Donna, ho già fatto la pietra di luna. Torna da me quando... Ne ho più che in abbondanza. Ho la pietra di luna che voleva, professoressa. Bene, possiamo iniziare la nostra lezione. Oltre ai banchi per pozioni e giardinaggio, puoi evocare anche altro. L'evocazione può essere utilizzata per decorare questo ambiente a tuo gusto. Davvero? Non è quello che ho appena fatto nella mia mezz'ora che sono stato qua, eh? Anche se le cose commesse sono scomparse perché ho fatto a nulla. Ho evocato tutto il possibile, ora che faccio, professoressa? Credo sia il momento di insegnarti l'alterazione. Ok. L'incantesimo alterante ti permette di personalizzare gli oggetti evocati. Quindi, con uno li evochi, con l'altro lo sposti. Il colore, il motivo e lo stile degli elementi di arredo. Iniziamo! Osserva attentamente mentre ti mostro come si lancia l'incantesimo alterante. E vai, alterazione! Dunque... Vai, triangolo, quadrato, X, X. Mi chiedo se, tipo, io non facessi i tasti, se hai comunque il tempo per arrivare in fondo. In teoria ti direi di sì. Verso un oggetto evocato. Aspetta, aspetta. Quindi, allora, evoca, sposta, togli. E lancia l'incantesimo alterante per personalizzarlo. Ah! Oh, che bello, possiamo spostare le cose, meno male. Ma posso cambiare anche il pavimento? Ma cosa mi stai dicendo? Ma che bello, posso cambiargli il pavimento! E anche il colore, gialla. Ben fatto. Ora puoi passare a qualcosa di un po' più avanzato. Puoi usare l'incantesimo alterante per modificare gli elementi architettonici della stanza delle necessità. Prova questi nuovi progetti sul pavimento o la balconata. Ah, fantastico! Modifica la balconata, che è questa. Bello! Che questa qui non era male, però vorrei mettere questa qua. Sì, sì, ho già fatto... Bello che possiamo modificare tutte queste cose. Posso cambiare il candelabro? No, però posso cambiare il tetto. Bello così. Questa mi piace. Allora, sono tante piccole feature molto carine. Però comunque molto semplici, perché il colore è proprio netto che lo cambia. È molto acceso, tra l'altro. Cioè, questo azzurro è tanto azzurro. E questo giallo è... tantissimo giallo. Comunque apprezzo. Creato tutto quanto il sopra, ci manca solo il pavimento. Pavimento che, ti dirò, questo non è brutto. Però è troppo roccioso tutto quanto, poi così. Così di marmo non è male. E gotico misto alla fine, quindi cambiamogli solamente il colore. Ecco qua. Non credi che l'ambiente abbia bisogno di un po' d'atmosfera? Tic. Musica. Mi faresti il favore? Certo, professoressa Weasley. La professoressa Weasley ha mostrato a Tic quella magia anni fa. Tic è sicuro che ti piacerà. Sentiamo, Tic. Puoi, vieni a parlare con Tic. Certo. E io intanto farei partire già la compostiera e le cose varie. Quanto? 4 minuti? Vabbè, non è neanche troppo, ti dirò. Mi chiedo se tra grande e piccolo cambi qualcosa nel tavolo questo qui. Nelle pozioni, invece, il professore cos'è che ci aveva chiesto? Pozione dell'invisibilità e quella del tuono. D'accordo. In teoria, esatto, ho 2 posti. Posso fargliele fare entrambi. Quindi invisibilità e tuono. Frutto di... Oh, cavolo, il grinzafico. Dobbiamo farli. Comunque, una... Bello però, tra l'altro, il coso lì delle pozioni fatto in questo modo. E da questa parte invece abbiamo detto invisibilità. Tieni, vai. Spero proprio che... appunto poi non scompaiono le cose. Che hai da dirmi? Anzi, la vera domanda è: che cosa si fa su sto tavolo? La professoressa Weasley ha... Cos'è sto alone attorno a noi? Certo. Che aspetto generale desideri ottenere?
più larga. Vorrei un ambiente illuminato dalla luna, ambiente verde naturale, stanza buia e misteriosa. Dalla luna? Vorrei una stanza che sembri illuminata dal chiaro di luna. Bellissimo. Ehi, vediamo. Oh, carino, sembra la stanza. Ti dirò che adesso, con sto chiaro di luna, tutti i colori che ho scelti sono perfetti. Che differenza. Naturalmente non devi tenerti questo stile se non ti piace. Puoi chiedere a Tic di rimettere le cose come erano. Hai già imparato parecchie cose sull'alterazione. Grazie, professoressa. La stanza è piena di possibilità. A me fa ridere che tutti i contorni sono illuminati perché la stanza la puoi modificare, però. La stanza non cessa mai di sorprendermi. No. E all'improvviso... non è ancora finita. Vai a vedere che cosa c'è là sotto. C'è ancora più spazio. Aspetta, non dirmi che aumenta col nostro aumentare di livello. Sarebbe fighissimo allora. Se è davvero così come penso. Bello. C'è tanto da modificare. C'è molto più spazio, vedo. Meno male. La stanza sa adattarsi alle tue esigenze, quindi deve aver capito che ne avevi bisogno per esercitarti con gli incantesimi. Certo che ne ho bisogno. Se vuoi personalizzare ulteriormente questo spazio, puoi usare queste magiformule. Ne troverai molte altre dentro e fuori la scuola. Grazie, professoressa. Terrò gli occhi aperti. Bene, ti lascio alle tue cose. Questo spazio è tuo. Fanne buon uso. Basta che non lo subaffitti. E la professoressa scomparve. Decorazione d'interni. Gioca The Sims. Ma quindi le pozioni sono pronte, giusto? Una e due. Quindi, invisibilità, c'era scritto solamente di usarla, giusto? Esatto, e l'altra sulla pozione del tuono. Ma quasi quasi vado a cercare un nemico e le uso entrambe.